Oh, partiamo proprio bene! Wow, ma che figo! Guarda qui! Se l'incipit ti fa capire come andrà un film, diciamo che le premesse non sono proprio buonissime. Ma diciamo che non è che mi aspettassi granché. Anche questo è vero. Siamo abituati troppo bene. Alla fine niente, sveglia alle 6:30, ma alle 7. Però in realtà stavi dormendo già da un po' di ore tu. Io non avevo sonno, sono arrivato, cioè mi sono addormentato da 1:45, tipo. Quindi mi si aprono gli occhi. Comunque sono 7:15, facciamo colazione e poi ci vestiamo e partiamo. Cosa che succederà tipo alle 10 ormai. Non si sa, dipende quanto ci mettiamo a vestirci. Troppo. È la cosa più complicata. Cioè, mangiamo e ci rivediamo per la vestizione. 80 minutes later. Bene, rieccoci. Dopo enormi difficoltà, veramente enormi, ci siamo vestiti. Abbiamo anche dovuto decidere che abbigliamento usare. Abbiamo scelto quello tecnico e non le tute in pelle. Perché 3 giorni con le tute in pelle, che sbattimento, cioè non ce la potevo fare. No, abbiamo optato per questo abbigliamento like, tutto traforato. Quindi... 4 stagioni, abbiamo tolto tutto, sì. Abbiamo aperto le prese d'aria. Farà comunque caldo, perché fa caldo, farebbe caldo anche in mutande, però vabbè, la sicurezza prima di tutto. E adesso andiamo, ma non prima di avervi fatto vedere quanto sono vicine le macchine per farcele stare entrambe nel box. Tra l'altro Luna continuava a dirmi, vieni avanti, c'è spazio, scendo, guardo, lo spazio. E vabbè, mica se mi sono toccate, c'è spazio. Sì, sì, beh, cioè, c'è un, tipo un dito, però vabbè, ci sono state, dai. Possiamo andare? Sì, possiamo andare, bevo e possiamo andare. Magari passami un pezzo di carta. Ok. Sono già sudata. Ci rivediamo in moto? Sì. 15 minutes later. Oh, figa, ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Beh, su. Bene fans, siamo in strada, oramai sono le 10:10 e abbiamo avuto dei problemi tecnici con i supporti delle GoPro, abbiamo dovuto smontare tutto, rifare tutto, boh, non lo so. Sede che l'anno scorso abbiamo toccato qualcosa e non ci ricordiamo. Adesso prima tappa benzinaio perché Luna non ha perso il vizio di ritirare la moto in riserva. Non dici niente? No, non dico niente perché eravamo andati a prendere dal meccanico, tu eri in macchina e... No, no, l'ultima volta che l'ho usata eravamo tutte e due in moto che siamo andati a lavarle. No, a parte... Sì. E siamo andati a riprenderla la volta dopo, tu eri in macchina e io ero in moto. No, non potevo essere in macchina, sennò come ho fatto a portare a casa anche la mia moto? Ma siamo andati un'altra volta, mamma mia, non ti ricordo proprio un... Ascolta, io ho una certa età. Quindi adesso andiamo a far benzina? Certo. Ok, andiamo a far benzina. Comunque, già partiamo belli carichi in polemica, bene così. Comunque l'itinerario di oggi praticamente prevede di andare da casa fino all'autostrada, prendere l'autostrada poco dopo Como e dopodiché andare fino a Parma Ovest. Arrivati a Parma Ovest, uscire dall'autostrada. Quindi Luna, visto che praticamente, a parte qualche paese qua, che voglio dire, non è che ci abbia ste grandi cose da mostrare, fino a Parma Ovest saremo in autostrada, cosa facciamo? Un bel teletrasporto. E dove ci vediamo? Ci vedremo all'uscita dell'autostrada. Di? Parma. Quale? Ma non lo so, qual è? Ovest, l'ho appena detto! Vedi che non mi ascolti mai. Vabbè. Vai. Cosa si dice in questi casi, quindi? Teletrasporto. Sì, ma che è, cioè, un po' più convinta. Se no non funziona. Auf Wiedersehen. Au revoir. Hola.
Adios. 2 hours later. Rieccoci, siamo appena usciti a Parma Ovest dopo 2 ore di autostrada con 33/32 gradi. Me la ricordavo meno peggio. Che stanchezza. Mamma mia, non sento più il culo. C'è una faccia tu comunque. Wow. E adesso montiamo le GoPro, beviamo un attimo e poi per fortuna siamo sulla statale, perché... E tu al ritorno vuoi fare tutta autostrada, eh? 5 ore di autostrada. Ma ti fermi più tempo. Io mi dissocio. Vai in tutti gli autogrill possibili. Ah, ok. 7 ore per tornare a casa. Comunque non gli avevamo ancora fatto vedere le moto caricate da viaggio. Sono così. Boh, sei pronta? Beh, abbiamo bevuto. Dai, che se no arriviamo più stasera. Veramente. Acceso tutto? Anche la Sony, basta che schiacci quello per filmare, si accende. È accesa? Sì. Sì, tutto acceso. Bene fans, abbiamo fatto anche un rabocchino di benzina perché Luna è paranoica. Allora se devo aspettare troppo non va bene, se aspetto poco non va bene. Sono previdente. Sarebbe bello fossi previdente anche quando la ritiri al posto di ritirare la riserva, ma... Magari miglioreremo col tempo. Sono passati 5 anni, non siamo migliorate, però vabbè. Scusa, magari sali in montagna e non ci sono più benzinai. Comunque... Adesso siamo appunto usciti dall'autostrada Parma, passo della Cisa 1 ora e 40. Frena. Questa è tutta statale, quindi bisognerà stare attenti anche a tutti i velox che ci avranno piazzato da qua fino al passo, sicuro come l'oro proprio. E quindi niente Luna, per arrivare in cima al passo 1 ora e 40, mi sa che prima che arriviamo alle montagne almeno una mezz'oretta ci sarà. Vabbè dai, almeno non siamo più in autostrada. Comunque, visto che adesso è tutta statale, spegni la GoPro che se no consuma le batterie e l'SD per un c***o. E lascia andare solo la Sony che almeno filmiamo con quella. Si è spenta? Sì. C'ho la schiena che è lavata. Sì, anche io. Guarda cosa sono. Patate? No, mi sembrano più pomodori. No, sono pomodori? Considerando che sta perdendo anche giù tutta l'acqua, penso che siano pomodori, che quelli sotto tipo stiano facendo il purè. Ah, wow. Mamma mia, mi tufferei dentro. Comunque dall'odore sono pomodori. Perché adesso... Ah no, adesso sì, perché con la visiera mi sembrano sbiaditi. Se tolgo la visiera li vedo tutti rossi. Sembravano patate rosse. Le famose patate rosse. E ci sono, eh. Sì, ma è la polpa che è rossa, non l'esterno. No, l'esterno. L'esterno è rosso. E certo. E la polpa? La patata è bianca. Ah sì? Eh sì, ma guarda che te le facevo anche. Perché non le fai più? Ma perché, scusa, fa caldo. Ah, ok. Poi me lo sbatti fare quelle nella friggitrice d'aria. Ma poi ce ne stanno troppe. Se anche volessi fare una friggitrice, ce ne stanno troppe poche. Ma non credo. No, neanche io. Comunque, visto che è tutta... Cioè, finché non cambia la strada, spegni anche la Sony. Tanto è inutile buttare via batterie e SD qua. One hour later. La Sony basta che schiacci quello sopraelevato, parte da solo a filmare, eh. Tutto acceso? Sì. Me lo confermi? Sì. Sony accesa? Vieni qua che sono il clacson. Sì, vai, che mi si sta imballando la moto. Sicura che è accesa? Sì. Allora, dopo un'agonia di statale, siamo giunti finalmente a qualche curva. Così magari riusciamo ad andare più di 50 all'ora. Però abbiamo visto i camion che scaricavano i pomodori alla Mutti. Wow. Quindi tutti, cioè avevano tutti quei pomodori perché andavano alla Mutti a scaricarli per fare la passata. Buona la passata Mutti. Oh, partiamo proprio bene. Wow, ma che figo. Guarda qui. Se l'incipit ti fa capire come andrà un film,
diciamo che le premesse non sono proprio buonissime. Vabbè, diciamo che non è che mi aspettassi granché. Anche questo è vero. Siamo abituati troppo bene. No, esatto. E quindi è meglio non rispondere. No, ma avevo visto anche io un commento in cui mi ha fatto molto ridere che non ho forme. Ma non ho forme davanti, perché dietro è impossibile dire che io non abbia forme. Davanti, madre natura mi ha fatto piatta. Che devo fare? Però quello è rimediabile, perché pagando si può rimediare. Al vostro coso che ci avete qua nella testa, se non ce l'avete, non potete rimediare niente.